the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui per voi, no, ma per noi domani inizia la scuola, quindi Kevin è contentissimo ed è per questo che, come vedete, eccoci, abbiamo deciso di fare un gioco dell'insegnante, vero Kevin? Perché ci garba fare i dispetti? Spiega. Questa è una prof cattiva che... di matematica che punisce i suoi alunni. E quindi che abbiamo fa? Dobbiamo fare degli scherzi. Sì, ma a casa sua? Certo. Non a scuola. Ma perché loro vanno a fare ripetizione da lei? No. Sì, loro sono bravi. Sono curioso, continuiamo. Continuiamo. Qui dobbiamo prendere gli oggetti, ma abbiamo 0 euro. Scusate, siamo perché... ricchi. Scusate, perché devi prendere questi oggetti? Dovresti prendere la penna, il foglio, il quaderno. Ma no, perché per fare gli scherzi professionisti è... Ma sono curioso, ok. Si è appena svegliata. Bellina la professoressa, wow. Okay. Complimenti, Prende il giornale. Perché lei legge il giornale. Voi siete fuori da casa sua. Aspetta. La stai spiando? Oh no, entra, ferma, aspetta un attimo, sennò ti sgopri. Kevin, torna indietro, nasconditi. Vediamo se legge il giornale. Perché sei entrata? Aspetta, dove vai? Ma che cosa sta... Aspetta, ho capito, se ne sta andando, che ti becca. Ah, una trappola per topo, buono. Secondo me lo mi mette sotto il giornale, mette sotto il giornale, che lei te lo... torna a leggerlo. Sì. Oh, Dios. Scappa, vai dietro qui, nasconditi qui dietro, o vai alla finestra. Ma che succede? Ok, giustamente adesso va verso il giornale. Va verso il giornale e prende il giornale. Cosa succede? Si sanguinano le mani. Che schifo. Ma quello se lo smalto nelle unghie. Poverina. Ci danno anche soldi per fargli scherzi? Si diventa ricchi? Scusate, ci vediamo tra un po'. Pubblicità. Consigli per gli acquisti. Ma perché la pubblicità? No. Vabbè, io taglierò questa parte per il vostro bene. Ok, adesso abbiamo fatto 50 soldi. Non possiamo comprare niente per ora. Siamo vabbè. Poveri. Secondo scherzo, giusto? Secondo scherzo. Qui c'è scritto cosa fa. Ah, sta facendo? Ah, giustamente, è pranzo. E dopo la mattina si sveglia, sì. Legge il giornale. O è colazione? Cosa sarà? Se è colazione è una brodaglia. Ok. Si siede sul divano e... Ma c'è del sale. Ah, ma si... Ti ha messo il chiavistello. Si è accorto che qualcuno gli entra in casa. Cioè, compra. Sì. È diventato un gioco di vandalismo. Un gioco di vandalismo. Kevin, cosa cacchio stai facendo? Ok. Ma si può entrare? Ah, qui a sinistra puoi vedere cosa fa lei. Ok. Cosa puoi fargli come scherzo? Perché prendi il sale? Cosa vuoi fare? Ma dai! Scappare? Mettiti qui fuori, nasconditi da una parte, così la guardiamo mentre mangia. Come gli stalker, dalla finestra. Dalla finestra, bravo. Cucù, stai andando a mangiare? Guarda che buonissimo, è sapido. Eccola. Ciao, ma professoressa. Miam miam, ne gusta la cena. Vai così. Butta giù che fa bene. Yeah. Miam miam miam. Poverino affogato. Che schifo. Ma che schifo. Altri soldi. È un gioco di vandali. Ok. Terzo scherzo. Spiega. Ah, sta andando a guardare la TV. Il suo preferito è lo show degli horror. Quindi guarda i suoi parenti? Ma quella è musica. Ma cosa cavolo sta guardando? Ah, è qui. Gas. Is the gas? Centrale. Vediamo che succede. No? Perché hai pigiato quello? Boom! Testa! E ciù! È una brutta influenza in questo periodo. Entra. E quindi che dobbiamo fare? C'è una stella. Prendi la stella. Sì, piglia la stella. Prendiamo la stella. Che io sono la stella che credo sia un aiuto. Clicca l'aiuto. Un aiuto? Ti do un... Allora... Ah, dobbiamo rompere una TV. E con cosa lo rompiamo? Con un martello. Oh, non ti fa beccare?
Piglia la tagliola, no, Marti. Non entrare nella scansa della TV. No, 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 scappa. Ma che sei matto? Entra dalla finestra. Vai, entra dalla finestra. Oh, quello per rompere la TV. Sì, spaccala tutta, godo come un riccio. Kevin, mettiti davanti alla porta. No, dovevi metterti davanti alla porta. T'ha acchiappato. No, scappa. Ok, non t'ha visto. Vai. Andiamo, va a vedere la TV e le dirà: fammi vedere il mio programma preferito. Fammi vedere il mio programma preferito. No! Come ci dispiace. Così impara a darti compiti, come hai detto? Così? Impari a darci compiti nelle vacanze, sì. Che non fa niente. Yeah! Terzo scherzo andato. Vediamo ora cosa dobbiamo fare. Ah, va un party. Allora, perché Sword She Halloween? Vuole divertirsi. Senti, prima di fare lo scherzo, si fa una cosa. Ho visto una scala fuori. Prova a passare da sopra, voglio vedere un po' a casa sua. Che sopra. Cosa si fa? Equipaggiamento? No, è pubblicità. Vedi, c'è una scala lì? Sali un attimo su. Andiamo un attimo a vedere casa sua. Che un po' di scherzi l'abbiamo fatti. L'avevo intravista. Nata stella. Vai, passa un attimo dalla scala, un attimo. Passa la scala, vediamo un po' a casa sua. Se... cavolo, c'è. La spazzatura, che schifo. Sì! Nata stella, sì! Ma c'è ancora. C'è una shed. Cos'è la shed? La. Prendi anche la tagliola. Prendiamo. Ma io prenderei anche quella. Prendi anche la tagliola. La tagliola serve sempre. La tagliola di benzina gli da fa l'asa. Anche un martello. Eccolo il martello. Però si deve gettare, sì, qualcosa. È quello che ho già usato, vabbè. Vabbè. Piglia le forbici. Allora. Vai, monta sulle scale. Vediamo su cosa c'è. Innanzitutto c'hai i pesi. Una cicciotta così, i pesi per cosa è insospetta. Molto. È diventato uno spionaggio questo video. Che c'è scritto lì? Torture Rom. Ma. Una stella. Ha ripreso una stella. I bambini li porta qui quando non c'è. La chiave. C'è la chiave. Però si è posato. E posa questo. No, ti ha preso! No! Ti ha preso! No, ti metto le cose delle torture! Kevin, poverino, ti ha preso per il collo. Vai a suonare il campanello. No, ma ci abbiamo le dita. Suona il campanello. Suoniamo, così gli si dice scusi. Volevamo chiudere il video come facciamo sempre noi. Gli vogliamo chiedere scusa e chiudere il video con una bella freddura. Vai. Vai a suonare. C'è un campanello. Tanto non si arrabbierà, Kevin. Gli si chiederà scusa. Suona il campanello. Ding dong. Ok. C'è già la tagliola. Kevin. Che mette la tagliola? Anche quella ce l'ha, tutte e due? Già suonato, sta venendo. Non credo, è ancora su. Ok. Suona, signora. Accenda l'amplifon. La stiamo chiamando. Ok, dov'è? È ancora su? Un po' sorda sta signora, Signora, volevamo. Eccola, ok. Ecco, fatti vedere, signora. Si voleva chiedere scusa, no? Siamo dispiaciuti. Scappa, Kevin. Siamo dispiaciuti. Siamo dispiaciuti. Diglielo. Ok? Siamo dispiaciuti. Sì, tantissimo. Ah, come ci dispiace. Troppi scherzi stiamo facendo. Dai, vabbè, vai alla finestra. Gli si fa una freddura finale. Dai, chiudiamo la cosa, la freddura finale. Professoressa, abbiamo da fare chiudere il video. Scusi, può venire qui davanti? Dov'è, signora? Prof. Ma non mi quei vestiti devi rompere, non credo. Allora, suonagli. Ding dong. Amazon! Sì, Amazon. Ciao, signora! Eccola là. Scusi, prof, volevamo chiedere scusa, ora non si fa più scherzi. Volevamo chiudere il video, può scendere un attimo? Scusi. Non mi va piano, ma che c'è? Un piede di legno come gamba di legno? Andiamo! Scenda! Non gli mettere la tagliola, poverina, No, dai, sei detto che non gli si fa più scherzi. Eccoli, lì. Oh, ma addirittura ti segue fino a fuori! Oh! Ma dove arriva? Fermi lì. Allora, volevamo finire così. Allora. No! Per il callo, no!
tutto quello che non volevamo che succedeva. Senti, senti, prof. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Che chiudiamo comunque lo stesso il video. Speriamo che vi sia piaciuto questo. Non so, è un vandalismo, è una criminalità. Non era proprio. Ma insomma, abbiamo praticamente scassinato, fatto una vecchiaccia. Vabbè. Comunque, chiudiamo in questa maniera. Kevin, adesso concentrato. È un qualcosa che ha da fare con la tua merenda. Sai dove vanno i Kinder Pinguì quando muoiono? Mangiati. Nel Kinder Paradiso. Ah. E sai perché va nel Kinder Paradiso? Perché è stato Kinder Bueno. E sai com'è morto? Si è scontrato con una fiesta. Fiesta? La fantastica. Contro un tronchi. Cosa è un tronchi? Il tronchi. Il tronchi. Ah! Non lo sapevi? Kinder sorpresa! Ciao ragazzi, spero che vi sia garbato. Kevin, stavo per chiudere il video, ma guarda cosa mi sono accorto. L'infame ha messo un lucchetto. Torneremo, glielo diciamo? Come? No, no, lascia stare, lascia stare. Digli, torneremo. Torneremo presto, va bene? Diglielo. Ma ci ha chiuso fuori. Ci ha chiuso fuori. Torneremo, va bene? È una promessa. Ma l'abbiamo scassinata. Va bene? Va bene? Vai, ma puoi chiudere il video. Ma se facciamo così? No, 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 ci prende. Va bene, torneremo. Siamo d'accordo? È una promessa. Sai perché torneremo? Perché passeremo da sopra. Per il bene di tutti i bambini torturati. Bravo. Ciao, l'avevo detto, ciao. Ciao, lo sapevo che finiva così. Sapevo che finiva male.